Ciao a tutti, sono Sebastian, il preparatore 2.0 e sono rumeno di Romania. Top. Guarda, sarò è un video brevissimo, un fulmine. Non faccio di tutorial, non voglio solo darvi dei consigli. Perché io, vabbè, sì, non ci sono ancora arrivato, in senso che ho ancora tanti progetti, tanti sogni che spero che mi si compiano. Non so neanche se si dice così, vedi, faccio fatica anche ad esprimermi. Qual è il punto? Io purtroppo non riesco a rispondervi a tutti, mi dispiace, siete tantissimi, però a qualcuno ho risposto e c'è il ragazzino, no, che vorrebbe fare quello che faccio io, però non gliela fa, è difficile perché tutti gli altri gli dicono che non gliela farà mai. Ma ragazzi, ma se ce l'ho fatta io, ma vedi che faccio anche fatica delle volte ad esprimermi, alcuni mi prendete anche per il culo ridendo e scherzando, qualcuno avete capito che non sono italiano. A me sinceramente mi hanno consigliato di non dire che sono rumeno di Romania, perché dopo perdi dei follower. Sinceramente non me ne frega niente, cioè se uno deve, non mi deve più seguire perché sono rumeno di Romania, non me ne frega niente, potete anche non seguirmi più. Il consiglio che voglio dare è che se ce l'ho fatta io, gliela fate anche voi. Tirate sul culo dal divano e fate quello che vi piace e non ascoltate nessuno. Se uno vi dice no, ma non gliela faccio perché è difficile, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha? Guarda che il primo passo è quello più difficile, eh. Il primo passo, quando poi parti, vai liscio come l'olio. Smettila di dire non gliela faccio. Tanto i tuoi amici, i tuoi parenti, saranno contro di te, tutti quanti, finché non glielo dimostri. Poi quando inizi a fare dei numeri, io vi ripeto, non sono ancora arrivato, non è che c'ho, non sono Davide Cironi, non sono famoso come lui, però ho comunque 350.000 follower tra tutti, è un bel numero, la gente mi conosce, la gente arriva da Milano, da Roma, per fare dei preventivi a Bologna, ma io non farei 2 chilometri per me, sinceramente. Non lo so. A parte che non mi piacciono neanche i miei video, mi fanno cagare perché quando sento la mia voce nel video sembro un cretino. Voi li guardate, se vi sto simpatico, io sono molto contento. Però vi ripeto, smettetela di dire non gliela faccio. Tu gliela fai, vedi, il primo passo è quello più difficile. Smettila di lamentarti, tira sul culo dal divano e fai quello che ti piace di più. Vedrai che gliela fai.